Ackermann è riuscita ad andare a punti al contrario del suo compagno in Alfa Romeo. Hayden Jackson non ha neanche finito la gara. Davvero sconfortante, Luca. Sì, Jackson non era in forma. Si vedeva che il suo feeling in pista non era ottimale. Alla fine c'era da aspettarselo. Beh, se le voci sono vere, in Alfa Romeo al momento non tira una bella aria. Esatto, e questo può far sbagliare anche il pilota più esperto. Spero che Jackson non si butti giù. È un pilota con molto talento e può ancora fare molto in questo sport. In questo momento i piloti si stanno avvicinando al podio. Vittoria spettacolare per la Red Bull. La loro prestazione è stata impeccabile, tenendoci sulle spine dall'inizio alla fine della gara. Congratulazioni alla scuderia. Ottimo lavoro oggi. Sentiamo le tue impressioni. La gara di oggi si è rivelata piena di sorprese, Casper. Sei soddisfatto della tua prestazione? Sì, non è stato facile oggi. Continuavo a ritrovarmi nel posto sbagliato al momento sbagliato, quindi sono felice di aver racimolato dei punti. La safety car mi ha dato un'occasione d'oro per ribaltare le cose, quindi sì, sono soddisfatto. Parlando della safety car, Devon Butler si è distinto per averti dato del fortunato ad aver ottenuto questi risultati. Pensi che sia davvero così? Ma io penso che Butler faccia capricci ogni volta che non ottiene quello che vuole. Lo sanno tutti che le safety car ribaltano le gare e oggi non c'è stata eccezione. Direi a Butler di riguardarsi i replay. Noterà che la guida della mia auto c'ero io, nulla di abbendata. Il tuo compagno Hayden Jackson si è ritirato dalla gara oggi. Sembra che non se la stia passando bene, vero? Sì, non capisco cosa sia successo oggi, ma deve riprendersi per il bene del team. Abbiamo bisogno che entrambi i piloti portino i punti a casa, non solo uno. Ottimo, ed è tutto. Brian. Cass, sei impegnato? Veramente? Ottimo, allora devi venire in ufficio. Ce la fai a fare un salto adesso? Perché? Cosa succede? Niente, niente, te lo dirò una volta che arrivi. Non puoi dirmelo adesso? Grazie mille, Casper. Ci vediamo a breve. Cosa c'è? Facciamo il punto della situazione. Siediti. Situazione? Hayden crede che sia colpa sua se ti ritiri. Mi spiace, Casper. Io ti rispetto. Più di quanto credi. Non voglio che ti ritiri. Non pensavo quello che ho detto.
Se tu te ne vai per causa mia, voglio che tu sappia... Su, avanti. Diglielo. Quest'ansia non gli fa bene. Non mi ritiro per colpa tua. Ma dicono che... Non mi ritiro per colpa tua. Posso andare? No. Dovrai dargli 2 minuti del tuo tempo. Cosa sono, il suo psicologo? 2 minuti, Casper. Tutto qui. Tutti dicono... Sono degli idioti. Non mi sto ritirando per colpa tua. Ne ho parlato con Brian. Mi spiace che tu l'abbia saputo così. È tosta. Sì, a volte. La stampa. I social media. Non lo so. Come sopporti tutto? C'è pochissima gente in tutto il mondo che fa quello che facciamo noi. Lo so. Pochissima. Puoi farcela. Ricorda quanto sei fortunato a fare questa vita. Intesi? Ricordalo. Ehi, Casper. Sì? Lo dimentichi mai? A volte. A volte lo fanno tutti. Mentre i piloti salgono sulle monoposto e raggiungono la griglia di partenza, noi ci fermiamo ad ammirare la magnificenza di questo circuito. L'emozione sale e non vediamo l'ora di commentare il Gran Premio di Formula 1 di oggi. Oggi siamo a Spa-Francorchamps, su un circuito che si sviluppa su circa 7 km e una quantità incredibile di dislivelli. Le curve sono 19, 9 a destra e le restanti 10 a sinistra. È un tracciato fantastico per chi ama l'adrenalina pura, perché la velocità media sul giro supera i 233 km orari. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. La giovane superstar Max Verstappen parte dalla pole position e al suo fianco c'è Lewis Hamilton. Per quanto riguarda il resto della griglia, Bottas, Norris, Sergio Perez e Ricciardo, Leclerc, Fernando Alonso, Sainz e Lance Stroll, Mazepin, Ackerman, Esteban Ocon e Butler, Jackson, Russell, Sebastian Vettel e Mick Schumacher, Gasly e Nicolas Latifi. È quasi il momento di accendere i motori, si scende in pista. Conto su di te, non deludermi.